Lo sentite? Forse no, ma perché il mio microfono non è il migliore per cogliere i rumori di ambiente. Però vi posso garantire che il sound della Lexus UX sorprende. Ovviamente è elettronico e artificiale per certi aspetti e si ottiene con l'Active Sound Control. Un aspetto forse molto marginale di questa macchina, ma che invece secondo me la dice lunga sulla voglia di Lexus di affermarsi in generale e in particolare nel segmento dei SUV compatti premium, che è quello in maggior crescita sul mercato europeo. La sportività della UX la leggi anche alla voce assetto, che sulla F-Sport è adattivo e pensato per migliorare l'agilità. Non temete comunque, Lexus non tradisce la vocazione ambientalista, motivo per cui questo modello è sempre ibrido, con il 2000 a benzina e il modulo elettrico che insieme offrono 176 cavalli. La trazione integrale? C'è anche quella, e prevede l'aggiunta di un motore elettrico dietro che agisce on demand, cioè solo quando serve, quindi in caso di scarsa aderenza. Per capire il perché di tanta attenzione da parte di Lexus verso questa macchina, bisogna partire da un dato, e cioè 7 macchine su 10 vendute in Europa da Lexus sono SUV, una percentuale che ovviamente è destinata a crescere fin quasi all'80% grazie proprio al contributo di questa auto. Il motivo del suo successo annunciato è semplice: questo è il SUV delle dimensioni più giuste per l'Europa e per l'Italia in particolare. Per capirci, la lunghezza è di 4,5 metri, la base su cui è costruito è la stessa della Toyota CHR e le sue rivali principali sono BMW X2 e Jaguar I-Pace. Oppure, per chi vuole un po' di spazio in più, BMW X1, Audi Q3 e Volvo XC40. Insomma, si tratta di un modello strategicamente fondamentale per Lexus, che di coraggio ne ha avuto tanto quando si è trattato di disegnarne la carrozzeria. Guardatela, non vi sembra che ci siano molti tratti tipici da concept da salone? I fari posteriori, per esempio, molto in rilievo, in rosso scuro, con una fascia LED che li unisce e le due alette manga ai lati. Oppure la fiancata, il cui pezzo forte sono i passaruota completamente dritti nella parte superiore, più simile a NX ed RX il muso, detto che comunque hanno sua personalità, ma probabilmente a ragioni di family feeling non hanno permesso di azzardare troppo. Così come fuori, anche dentro è il trionfo del design. La plancia su più piani, il grande schermo orizzontale che domina la scena e la strumentazione, anch'essa 100% digitale, davanti agli occhi. Continua invece a non convincermi la soluzione di Lexus per comandare il sistema di infotainment, che non è molto intuitiva. Come tutte le cose, poi col tempo ci si prende la mano, ma l'immediatezza d'uso è un'altra cosa. Non mi ha convinto fino in fondo anche la posizione di guida. Trattandosi sì di un SUV ma di impostazione così sportiva, mi sarei aspettato maggiore escursione dal volante sia in altezza sia in profondità. Curioso anche il fatto che l'infotainment offra Apple CarPlay e Amazon Alexa, ma non Android Auto. Restando dentro, mi piacciono particolarmente i sedili anteriori, perché alla forma sportiva, col poggiatesta che sembra quasi integrato nello schienale, uniscono regolazioni millimetriche e un ottimo allineamento con volante e pedaliera. È una sorpresa, in positivo, l'abitabilità posteriore, perché nonostante il tetto scenda in modo piuttosto deciso, c'è spazio in altezza anche per chi supera il 1,80 m, idem per le ginocchia e anche per le spalle. Addirittura, anche viaggiando in 5, lo spazio per la testa non manca e il tunnel basso tipico di tutte le Toyota, ibride e non, lascia molta libertà di spazio per i piedi. Non ci sono ancora invece i dati sul bagagliaio e in Lexus non hanno voluto che lo facessimo vedere perché alcuni dettagli devono ancora essere definiti. Sta di fatto che il piano di carico delle macchine che ho visto era alto e di centimetri non ce ne sono tantissimi anche in altezza. E questi, ma potrei essere smentito, sono elementi su cui difficilmente si può intervenire essendo legati alla struttura stessa dell'auto. Nulla da dire sulla qualità, i materiali sono all'altezza delle migliori rivali tedesche, così come l'assemblaggio. La sorpresa più grande però guidando la UX mi è venuta dal complesso motore e cambio, anche se propriamente cambio non è, ma un complesso di ingranaggi chiamato ECVT, il solito ECVT delle Toyota ibride. Qui però nettamente evoluto e migliorato in termini di immediatezza di risposta e anche di comfort acustico, perché il classico effetto di trascinamento da scooter qui è stato completamente cancellato.
Ovviamente poi per quello che riguarda le risposte, le sportive restano un'altra cosa, ma questa non è e non lo vuole essere una macchina sportiva. Per quello che riguarda i consumi, che sono poi una delle voci fondamentali quando si compra una Toyota ibrida o una Lexus ibrida, in un misto di città molto trafficata come il centro di Stoccolma, autostrada, sarebbe meglio dire forse tangenziale di Stoccolma ed extraurbano, il computer di bordo segnava 5,9 litri per 100 km, che vuol dire ben più di 16 km con un litro. Il capo progetto della UX è una donna. Non deve essere un caso del resto se questa macchina punta molto più delle rivali dirette proprio al pubblico femminile. Eppure vi posso garantire, guidandola tra le curve, che di sicuro piacerà a tutti. Sì, perché il telaio è piacevolmente sportivo, è quasi una sorpresa, per come è agile nei cambi di direzione, preciso in percorrenza di curva, anche rapido grazie a uno sterzo particolarmente svelto, che forse non è un campione di sensibilità, di comunicatività con le ruote, ma di sicuro per il genere di auto va più che bene così. La sicurezza? Di serie c'è il Lexus Safety System Plus, comprensivo di pre-crash con rilevamento pedoni, assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta, fari abbaglianti automatici per migliorare la visione notturna e cruise control adattivo, che regola la velocità in base al veicolo che precede. Design, guidabilità e forza del libido sono questi tre i pilastri con cui Lexus punta a vendere almeno fra le 4.000 e 5.000 macchine all'anno in Italia. I prezzi al momento di questo lancio in anteprima internazionale ancora non si conoscono, ma Lexus ha già anticipato che saranno nel cuore del segmento, e questo cosa vuol dire? Che saranno allineati a quelli della principale concorrenza, quindi BMW X2 e Jaguar E-Pace. Thank you.